Dopo il maltempo di maggio e giugno ci sono stati gravi danni, gravi ripercussioni su tutto il settore agricolo, in maniera particolare sul settore vitivinicolo, dove si registra oltre il 60-70% di perdita delle produzioni 2023 con un danno economico di oltre 60 milioni di euro. Poi c'è tutto il comparto del fucino con i prodotti orticoli, anche lì patate, carote, abbiamo perso percentuali importanti che si aggirano intorno al 50% della produzione, davvero un danno enorme per tutto il settore agricolo regionale. Abbiamo chiesto più volte insieme alle organizzazioni sindacali di intervenire alla giunta regionale, nessuna risposta è arrivata ad oggi, per questo abbiamo chiesto un consiglio regionale straordinario dove si parla solo dell'agricoltura, solo dei problemi, ma soprattutto delle possibili soluzioni. C'è la necessità e soprattutto l'esigenza da parte delle imprese, delle cooperative, delle piccole aziende agricole che hanno difficoltà finanziarie importanti e quindi una sospensione dei mutui da questo punto di vista, un accordo con l'ABI, l'attivazione dello stato di calamità per questa regione, la deroga per quanto riguarda il decreto 102, quindi la copertura anche dei danni al di fuori dell'assicurazione competente da questo punto di vista e specifica da questo punto di vista, poi una serie di altri interventi che abbiamo concordato insieme alle organizzazioni sindacali del territorio proprio per fare fronte a questa situazione davvero, davvero drammatica. C'è bisogno di investimenti particolari per quanto riguarda innanzitutto il ricambio generazionale e quindi stimolare ulteriormente i giovani ad intraprendere attività nel campo agricolo e poi ovviamente l'innovazione, la ricerca, sostenere con forza il biologico, il biodinamico e in più l'aggregazione è fondamentale. Noi dobbiamo sostenere le aggregazioni possibili in ogni settore dell'agricoltura, poiché attraverso l'aggregazione si riesce a fare ricerca, ma si riesce soprattutto ad essere sempre più competitivi sui mercati nazionali ed internazionali.